Bentornati sul canale di Access00, bentornati a un nuovo episodio di Zelda The Minish Cap. Stavo per dire Hogwarts Legacy, ma va bene così, dettagli, non vi preoccupate, tutto nella norma. Avevamo fatto lo boss fight, ve lo ricordate, quindi teletrasporto. Quello che dobbiamo fare adesso è scoprire dov'è che ci manda, anche perché... Ah, torniamo proprio fuori dal dungeon! Quanto scottava! Mi stava prendendo fuoco il sedere! Bellissimo! Coraggio, torniamo da Fusardo! Ma qui ora di cose da fare ce ne sono tantissime. Cioè, non è vero. Però io provo a passare di qua, visto che prima c'ero passato. E ora che abbiamo il bastone possiamo tornare a quel dungeon in maniera estremamente rapida. Sì, eh. Cavolo, guardate un po' dove siamo. Urca, quanta roba. Urca, quanti nemici. Aspettate un attimo. Giusto, just a moment. Aspetta, un attimo. Ok, volevo provare a vedere se c'erano cose che magari qui in giro non avevo esplorato nella maniera corretta. O meglio, nel senso, cose che non avevo fatto saltare. O che non ero riuscita a raggiungere in qualche modo. Ah, ma non ci si arriva di là allora, bastardo. Ok, va bene, d'accordo. Credo ci sia niente per la verità qui in giro, eh. Quello che mi preoccupava, cioè quello che volevo far saltare, era nella zona prima di questo posto. Perché non credo che qui abbiamo lasciato indietro niente, sapete? Vedete, c'è tutta roba, c'ero già tornato quando avevo il rampicante. Via, quello per arrampicarsi, il rampicante è bruttissimo da dire. Quindi, ok. Non penso ci sia altro. Da questa liana dovremmo riscendere qui, esatto, che era quello dove volevo venire. Aia, Ale, questi fanno male però, occhio. Fa attenzione Ale, fa attenzione a sti cosi. Io volevo andare a sinistra, questo lo faccio con voi, poi per tornare a Fusardo, magari taglio, ci rivediamo direttamente da Fusardo, ma volevo venire a vedere se qui c'era una porta, perché secondo me qui c'è qualcosa. Cioè, questo è proprio un posto che mi sa di zona da vedere. Esatto. Immaginavo, e che cos'è? Ok, parliamone. Lo posso far saltare visto che c'è la crepa? Sì, grandi! Ok, quindi ottimo! Frammento di cuore, yes! Ne hai due, quindi altri due e siamo a posto. Ma allora uso bombe. Bombe a profusione! Bellissimo! Scusa. Un frammento di gioia. Ne ho una quantità abominevole di frammenti di gioia al momento. Nel senso, ne ho davvero tanti. E 50 rupie, che effettivamente no, non mi fanno felice per niente perché già ne avevamo, eravamo a pieno. Vabbè. L'importante è aver trovato anche questa. Ok, ci rivediamo da Fusardo. Qui c'è un'altra cosa. Stavo tornando da Fusardo, cioè sto riarrampicandomi sul Monte Fez. Vietato lanciare bombe. Vuoi dirmi che qui c'è qualcosa? No, no, bastardissimo! Sì, c'è un'entrata! Cavolo, c'è un'entrata! Ma è fatta? Aspetta, tolgo le bombe. Perché sa mai che. Dovrebbe esserci tipo una fata qui dentro? Oh! C'ho sto potenziamento, non la vuoi? Niente. E se ci tira una bomba? Anche se siamo alla fine, Ale, quindi occhio. Non credo lo dovessi fare, ma va bene. Ho come l'impressione che spawnerà più avanti, non adesso. Io provo a lanciarci. No, che. Non salvare. Fermo. Provo a lanciarci questa. Ok. Sì, lo so, la sprecherò. Ma voglio fare. Niente. Ok, nulla. Niente, sprecata una fatina. Ci ho provato, ragazzi, ci ho provato. Bisogna provarle le cose, no? Ho provato ed è andata male. So che c'è un tempio però qui. Qui c'è un tempio. Non so che serve, ma c'è un tempio. Aia. Torniamo piccoli, quindi. E ributtiamoci in quello che dovrebbe essere, esatto, la miniera di Fusardo. Fatto un po' un giretto per quello che mi vedete quasi senza vita. No, onestamente non ho trovato niente. Fatto un giretto piuttosto lungo. Wow, la spada, ragazzi, la spada, ci siamo. Hai fatto più presto del previsto? No, veramente no. È perché ho tagliato. Altrimenti no. Anche noi abbiamo lavorato bene. Tieniti forte. Quest'altra non è che la nuova spada.
Grazie. Yes! Ti hanno forgiato la spada nobile. È bianca e luccicante, proprio bella. Riponi la spada Smith. Quando racchiuderai il potere dei quattro elementi, essa sarà una spada sacra. Sappiamo dalle parole del decano che l'unico luogo in cui il travaso di poteri è possibile è un santuario. È un luogo speciale, al confine tra il mondo degli umani e quello dei Minish. Il passaggio tra i due mondi si apre solo una volta ogni 100 anni. Dovrebbe trovarsi nel castello di Hyrule. Una volta rinforzata, la spada sarà certamente in grado di spezzare il sortilegio. E tu riuscirai nell'impresa, ne sono certo. Ok, quindi abbiamo la spada che in teoria è più potente di quella che avevamo. È che ho bisogno ancora degli altri elementi. Ok, poi dovrò tornare al santuario, che è al castello di Hyrule. E quella è una cosa che si trova abbastanza bene. Magari il problema non sarà tanto il castello di Hyrule, sarà arrivare al prossimo elemento, che questo sarà un problema. Ok, ci rivediamo via dal Monte Fez, a meno che non succeda qualcosa di particolare, perché è inutile continuare qui. Avrei preferito qualcosa del genere. Dannazione, non ci ha sbloccato nulla di quel tipo. Peccato. Benissimo, siamo tornati alle pendici del Monte Fez, quindi possiamo anche andarcene adesso da qui, vedo tutto teorica. Non è che qui dentro ho trovato l'altro sputacchio sul monte, li chiamo sputacchi, perché sono belli, sul Monte Fez, e ci ho trovato delle bombe dentro a questi cespugli. Qui niente. Ok, ho detto magari mi ridà un po' di vita. No, assolutamente no. Benissimo, siamo quindi tornati all'altopiano sombrero. Ora, in via del tutto teorica, un'altra zona da esplorare è questa. Qui sotto, c'è un simbolo qui sotto. Io ho sbagliato intanto perché ho appena invertito i tasti. Perché? Se io sono forte, no? Invertire i tasti alla grande. Di sotto però sembra non si passi. Tra l'altro guardate un po' la potenza dell'arma adesso. Decisamente, decisamente più devastante. Ok, due colpi addirittura. E un cuoricino, yes! Mo vieni qui. Ora, io ho questo. Se faccio così, non gliene può fregare di meno. Obiettivamente non gliene può fregare di meno. Benissimo, qui c'era la scorciatoia. Però non è che qui le cose sono cambiate molto. Ho l'impressione che non sia questo il luogo che devo visitare. Ho decisamente l'impressione. Perché a meno che non ci sia un sasso da mettere laggiù in fondo per tappare quel buchetto, se no è inutile. No Ale, l'unica cosa che devo fare è tornare alla città di Hyrule e magari cercare qualcuno per fare una fusione dei frammenti di gioia, no? Le parti lì sopra le avevamo già affrontate, è inutile stare qui a perdere tempo. Quindi, vediamo un po' se dentro Hyrule magari c'è qualcuno che vuol fare una fusione, nel caso. Io intanto cerco, appena trovo qualcosa da farvi vedere, ve la mostro. A questa gli sono scappate le cocco, ragazzi. Allora ti chiedo di acchiapparne almeno due entro 25 secondi, senza uscire dalla città e senza entrare in casa. Oh cavolo. Quindi ci sono due cocco. Vieni. No, prendi. Ok, una presa. Vai. Vieni. No, vieni qui. Dai, almeno due. Vai. Due le ho trovate. Facciamo tre? Facciamo che ne portiamo tre? Ce la facciamo tre? Tre prese. Ok, tre fatte. Ha. Andi! C'era quella dorata lì sopra! Dannazione, c'era quella da cocco dorata lì sopra, c'era! Ti ringrazio, ecco, prendi! Hai preso conchiglie dei segreti per un totale di 10. No, voglio rifarlo un attimo. 30 rupie, grazie, non mi faccio niente. Sì, ok, sì. È che ora sono i tasti, quindi sì, vai tranquilla. Sì, vai, tranquilla, rilassata. Te le porto tutte! Vai così, via! Una, risparmiamo anche spazio. Vai, no, prendila, grande! Furia, vai, due. Spendiamo tempo, ok, prendiamo quella d'oro che era qua. L'ho vista prima, ok. 7, no. Bastardissima. Bravissima. Entra dentro. Ok, 3, ma ho prestato quella d'oro. Bastardissima quella d'oro, conchiglie segreti per un totale di 10. Dannazione, 70 rupie però mi ha dato stavolta con quella d'oro, C'è differenza, effettivamente, c'è differenza. Ma se io entro... Perché non ho trovato nessuno? Ma non è... Non,
si va da nessuna parte. Cioè, nessuno mi vuol considerare. È brutto questo. È molto brutto. Va bene, ok. Qui è ancora chiuso. Ho già provato a entrare, quindi non c'entriamo. Ora proviamo a uscire di qua. Ah, si può fare adesso. La fattoria di Lon Lon. E tra l'altro abbiamo le bombe per poter passare oltre. Cerchiamo di non tirarcele in the face, possibilmente. Yes. Vedete? Si sblocca il mondo. Salve Resetti. Scusa. mi è tornato in mente Animal Crossing, ragazzi. È così. Frammento di gioia, yes. Nell'erba. Ho trovato nell'erba un frammento di gioia. Ok. Ma questa zona noi già la conoscevamo in via del tutto teorica, no? Io c'ero già stato qui. Mentre ero fuori ha chiuso a chiave la porta di casa e se n'è andato. Questo ha perso il babbo, poverino. Aha! Ma tu mi stai tappando praticamente l'unico accesso alla casa. Vedete là a destra, c'è, vedete a destra della porta a destra, tutto a destra, c'è un ingresso piccolo minish, ma io non posso entrarci, cioè ce ne dovrebbe essere uno qui dietro di lei, ma non mi ci fa entrare perché non trova suo babbo, quindi suo padre sarà nascosto da qualche parte e che non... Un Goron? Un Goron o cosa? Tra l'altro qui gente che spara, benissimo, e io però in sti posti non ci posso andare, vedete? È bloccata la zona. Ok, esploriamo un attimino. Ah, qui si poteva andare qui sotto. Sì, questa è tutta zona che avevamo già esplorato. Io penso di dover risalire per andare avanti. Qui, sapete cosa? Ci dovrebbe essere il tizio che voleva il portagioia. No, non era qui. E io gli spacco i vasi. Mo vieni. Perché sono soddisfazioni. C'era niente, oh. Povero in canna proprio. Niente, nulla. Maledetto, vigliacco. Vabbè, niente. Ok, risaliamo quindi. Sì, dai. Andiamo a esplorare in alto. Verso nord, che dovrebbe essere dove dovevo andare per procedere con l'avventura. Nel caso troviamo suo padre, magari glielo riporteremo. Non lo so. Non so dov'è onestamente al momento, quindi. Vediamo un po' che cosa troviamo qui in alto. Quanti siete? 12 fantastiliardi. Cascata turbante. Il lago Hylia ancora non ci andiamo. Però vedete, questa è la piana nord. Ma ora ho la possibilità di salire grazie a questo potenziamento che ci siamo presi prima. Negli episodi precedenti. Cascata turbante. Cosa? Mi fate paura. No, non si fa. Si tirano le bombe addosso a furia. Non avevo riconosciuto che erano bombe. Maledizione. E meno male che ho questa spada. Quella è un'altra bomba. Ok, che ci potrebbe cadere in testa. Frammento di cuore. Me ne manca solo uno e avremo un potenziamento. Questo è ottimo. Noi siamo venuti da sopra, quindi scendiamo. Non me la tirare. Aspetta. Just a moment. No, direi che questo non è il posto giusto, quindi. Damn. Sono fregato, perché qui di qua non si passa ancora, vedete? E quindi come facciamo? Allora, io ho fatto un giro enorme qui, ma non ho trovato assolutamente niente. Quindi la cosa da fare, l'unica cosa che mi viene in mente di fare adesso, prima di andare a cercare altri dungeon o cose strane, è di andare al santuario. Cioè al luogo dove ci veniva detto da Fusardo di andare. Cioè, o perlomeno, Fusardo ci aveva parlato del santuario. Visto che ce ne ha parlato in Zelda, di solito quando qualcuno ti parla di qualcosa, almeno nei vecchi Zelda, vuol dire che ci devi andare. Quindi forse andare lì è la cosa più giusta da fare. Ora, questo è un ponte e per ora si passa, perché è rotto. Ma poi magari lo recupereremo, lo risistemeremo, non lo so. Qui ci sono sti cespugli che ancora io non ho idea di come aprire.
Credo che contengano delle zone dove diventi Minish, però ancora non so come fare a razionarli. Vedete, quelli che sbrilluccicano, perché altri sono semplicemente zona di foresta e basta. Ora, proseguendo qua su, dovremmo andare in teoria al castello di... al castello di Hyrule. Credo. Ah, ma qui c'è roba. Piana dei re. Ho capito, ma qui c'è roba. Aspettate un attimo. C'è sta un moment prima di fare tutto. Aspettate che qui vediamo cose nuove. Aspettate. Allora. Ok. C'è questa scala. Credo ci porti semplicemente dalla parte di... Ci avrebbe portato dall'altra parte se io avessi gli oggetti giusti. Questa invece è l'uscita sotto. Esatto. E questa scala dove porta? Perfetto. Frammento di cuore. Cuoricino in più. Ah, grandi. Bellissimo. E qui siamo bloccati. Però intanto un frammento di cuore. Oh, perfetto. Questa è stata ottima. Questa è stata ottima. Benissimo. Sono contento di essere venuto qui per niente. Ma sono contentissimo di esserci venuto. Quindi a destra magari c'è un altro frammento. Ora ce l'ho con i frammenti. Ah, c'è uno di quei cosi che si apre. Ui, la peppa. Dove va quel corvaccio malefico? Anche no. Bombe da inserire. Sapete che forse da qui andiamo davvero alla strada tipo del prossimo dungeon? Ah, le cascate turbante, ma c'ero già... Che cascata imponente, che vista superba! Allora, le cascate turbante le avevamo viste, ma non questa zona, infatti qui c'è roba. Che presumo si sbloccherà a breve sotto, che c'era? Niente, un piccolo moletto dove noi non possiamo farci niente, e là un frammento di cuore. Ah, stiamo vedendo cose. Quindi, entriamo direttamente nel castello di Hyrule e scopriamo che cosa ci attende all'interno, perché ora sono estremamente curioso. Spero che questi episodi di esplorazione vi piacciono comunque. In teoria ci hanno detto che è dentro il castello di Hyrule il santuario. Così i vestiti ci diranno certo qualcosa. Io non sono fatto per questi posti in punta di forchetta. Quindi posso entrare, però vedo. Perciò ok. Ora il punto è, dove potrebbe essere il santuario? Che io sto praticamente andando verso tipo la sala del trono, però lì ci sono delle scale, me lo devo ricordare. Nel caso. Magari qualcuno sa qualcosa qui al castello, tipo... Eccoti di ritorno, Furia. Hai raccolto gli elementi? Come? Un santuario? Perfetto, ok. Non mi risulta che ce ne sia uno nel castello. Rupi è blu? Un santuario, ora che ci penso. Mia nonna mi diceva che lei da bambina ha visto un portale nel giardino del castello. Se si tratta del portale dei cent'anni, chissà, forse è già aperto da qualche parte nel castello. Inoltre, se è visibile solo ai bambini, non possiamo trovarlo noi. Ah? Ah? Sì, volevo vedere come funzionava più che altro. Ok. No, per ora con te no, perché mi darai delle rupie blu a quanto pare. Quindi no. Piuttosto... Cos'è quel vaso? Io prima sbagliavo tasto. Per quello che non trovavo nessuno che voleva fare la fusione, perché non mi ci avvicinavo. Ci, ti devi avvicinare e deve venire fuori la nuvoletta. Me l'avevate scritto nei commenti. Sono io scemo, scusate. Allora, vediamo un po' se abbiamo però l'oggetto per fare la fusione. Tipo questo. Ok. Comincia un periodo fortunato. E che cosa ci dà? E cos'è quel vaso? La cascata dietro a quella che ha perso il padre. La cascata, perché ho detto cascata? È la zona dietro a quella che ha perso il padre. Quindi dovremmo prima cercare suo padre per andare là. Si sono incastrati, speriamo che porti fortuna. Ottimo, ottimo. Questa è ottimissima come cosa. Senta lei, non è che sa di un santuario. Perché... No, ok, va bene, io ci ho provato, ragazzi, magari, che ne so, era una badante bambina, che ne so. Quindi, in via di tutto teorica, possiamo trovarlo solo noi, quindi ce lo dobbiamo cercare. Non possiamo chiedere a nessuno, perché a quanto pare lo possono vedere soltanto i più piccoli. Quindi, niente dei regnanti, nessuno dei regnanti può vederlo. Ora, dove potrà mai essere? Tipo, qui che c'è?
Questo è il giardino, no? Oh, ci siamo, eh? Attenzione! Questa non è l'entrata del santuario? Sembra che non sia visibile agli adulti. Comunque, prova a entrare. Certo che proviamo a entrare. L'abbiamo trovato! Sì! Grandi, cavolo, grandi! Yes! Sei! Che bello! Bella anche la musica, mi piace. Aia! Com'è che ho l'impressione che tra poco non mi piacerà più? Questo è dunque il santuario. Qui bisogna impregnare la spada della forza dei quattro elementi. Guarda quel piedistallo al centro. Sì, più che altro ho visto i piedistalli. Quindi, se io qui ci metto la spada... No? No? Ok, ma aspettavo di dover mettere qui gli elementi. Rotola, niente. Ah, appoggia. Non avevo visto R con R era appoggia. Ce la stanno potenziando? Penso proprio di sì, ragazzi. Cioè, abbiamo una bomba adesso. Una bombetta. Una bomba a metà, perché mancano ancora due elementi. Ha infuso nella spada il potere degli elementi Zolla e Fiamma. Zolla, magari possiamo aprire le porte quelle che sembravano d'argilla. Che c'è scritto? Nel suolo brillante di luce la forza viene liberata. Forse quello è quel pannello luminoso lì dietro. Probabilmente succede qualcosa sul pannello se provi ad accumulare forza nella spada. Furia, prova, dai! Cioè, nel senso? No, aspettate, c'è proprio una barra. C'è proprio una barra verde. Ok. Ma mettiti su quel pannello luminoso. Ok, vabbè. Ah, c'è da stare proprio sui pannelli. Pensavo dovessi colpire i pannelli. Mi sembra succeda niente, francamente. Ah. Ma non, nessuno mi aveva detto questa cosa. Ti sei diviso, questa è opera della quadrispada. Allora, in presenza di questo pannello potrai sempre dividerti. Ah, quindi per spostare quei massoni giganti semplicemente noi ci dividiamo. È come per premere questi due tasti. Noi ci carichiamo, andiamo qui e ci dividiamo. Clack. Ok, figata. E con R annulliamo. No, bello, 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 mi piace un sacco. Devo vedere se c'era magari, non lo so, un segretuccio o qualcosa qui. Sembra di no per ora. Ah, ok, ok. Abbiamo scoperto cose. Questa è una cosa enorme. Non importante, enorme. Così facendo... Mi stavo venendo mi è appena balzata in mente l'idea di mandare nelle buchette un nostro clone e noi saltargli sopra e passare oltre al masso, ma non credo funzioni così, purtroppo. Non penso sia una cosa che funzioni. In ogni caso abbiamo sbloccato un nuovo potere, che è immenso, presumo, sto potere. Porta. Ok. Non sembra si possa aprire. Non credo si potrà mai aprire, credo. Suppongo. Posso scendere? No, si scende con le scale. Peccato, volevo lanciarmi. A me piace lanciarmi in giro. È bella sta cosa. Quindi, allora, i giardini di Hyrule. Ok, non ci facciamo niente qui. Ma possiamo uscire tipo di là? È in corso la ricerca di Vati. Non si può entrare. Maledetto. Vigliacco, stiamo noi che lo stiamo cercando e stiamo risolvendo la situazione. Facci entrare! Chi avrebbe mai pensato di incontrarti in un luogo simile? Il mio maestro di un tempo. Eh? Cappello, mi sa che parla con te, non con me. Tu sei Vati. Sei mal ridotto, come al solito. Sono potenti i miei sortilegi, vero? Quindi il nostro cappello era il maestro di Vati che lui... Vati ha ridotto tramite sortilegio a un cappello. Bellissimo. Almeno quello di cui sei vittima tu è davvero impossibile da spezzare. Non cambi mai.
Non ho inventato quel cappuccio perché tu lo usassi per i tuoi loschi fini. Parli del cappuccio che realizza tutti i desideri di chi lo indossa? Hai inventato un oggetto prodigioso, grazie al quale sono diventato invincibile. Ormai nessuno potrà fermarmi, ed è tutto merito tuo. Maestro, accetta un regalino come un modesto ringraziamento. Fermati, aspetta, Vati! E siamo fregati. E fummo fregati. Perfetto. O forse no, perché abbiamo una spada fantastica. Fantastiliardosa. Ok, calma. Ale, sono nemici semplici, quindi li batti. Yes, grandi! Vati, che cosa starà architettando questa volta quel demonio? Ascolta, Furia, a questo punto devo rivelarti tutto. Sia io che Vati siamo dei Minish. L'avevo intuito... Te l'avevo intuito. Vati, onestamente, no. Gli umani usano chiamarci nani o gnomi. Io ero il saggio di Tailoria, piuttosto famoso e rispettato. E Vati era mio discepolo. Lui è sempre stato affascinato dal lato malvagio degli esseri umani, il lato oscuro della forza. Un giorno ha indossato, senza chiedermi il permesso, un cappuccio che io avevo fatto per gli umani. Esso realizza ogni desiderio. Le tenebre del suo cuore presero il potere del cappuccio ed egli divenne sempre più malvagio, con il risultato che hai visto. No, c'è anche filmato? Forte! Vati, che cosa fai lì? Che perfidia infinita! Sono diventato un vero spirito del male, ho poteri che nessuno può battere. Che cosa stai tramando, infine? Il portale di Tailoria sta per aprirsi dopo 100 anni. Mi impadrirò della forza e più nessuno potrà fermarmi. Della forza, vedete, anche lui ha la forza in testa, è così. E questo è il sortilegio. Esatto. Che ne pensi dei miei sortilegi? Sono o non sono il signore del male? Così conciato non puoi far niente, Egeio. E ora, addio. Oddio mio, ma guardate. Sembra un piccione. Conosci la leggenda dei Minish, no? I Minish donarono una spada e la luce agli umani. La spada Minish e la luce chiamata Forza. La Forza può anche dare poteri malvagi limitati. Ed è per questo che se finisce in mano a Vati saranno guai seri. Io sono venuto tra gli umani per fermare Vati. A questo scopo ho fatto in modo di incontrarti nella foresta. Il sortilegio con cui Vati mi ha trasformato in cappuccio probabilmente non potrà mai essere spezzato, ma con la spada sacra potremmo almeno liberare Zelda. Essendo l'inventore del cappuccio, mi sento responsabile per tutto ciò che sta succedendo. Perciò ti offrirò tutti i mezzi a mia disposizione per questa impresa. Sì, anche meno, Relax però, E questa è tutta la storia, Furia. Andiamo a cercare il prossimo elemento. Ok, benissimo. E su queste note, io vi saluto qui per questo episodio di The Legend of Zelda Minish Cap. Ricordo se vi va di lasciare un bel like al video se il video vi è piaciuto, di condividerlo sui vostri social così mi date una mano a crescere come canale. E noi ci vediamo alla prossima.